Le nostre vite personali e di comunità hanno un bisogno notevole di speranza. La speranza è un sentimento che quando viene meno ci fa precipitare in una condizione infernale. E non è un caso che Dante ponga sulla porta dell'inferno l'iscrizione «Lasciate ogni speranza o voi che entrate». Il destino che attende i dannati è proprio quello di non poter avere speranza, di disperare che vi sia un futuro migliore. Coltivare la speranza invece significa potersi figurare un futuro di bellezza, un futuro di bontà, un futuro di positività. Significa poter coltivare la spinta a realizzare questo futuro. Ma la speranza non va coltivata solo per se stessi. La speranza nella vita di comunità dovrebbe essere coltivata anche per gli altri. Nella vita di comunità dovremmo impegnarci per costruire un futuro migliore, non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. E in un mondo ferito dalle guerre, ferito dalla povertà, mi vengono in mente quei versi che Neruda dedica proprio alla speranza, in particolare dove dice: ti saluto speranza, forgerai i sogni in quelle deserte, diselluse vite in cui fuggi la possibilità di un futuro sorridente. Ecco, costruire un futuro sorridente è un compito che nella vita di comunità ciascuno di noi può darsi, non solo pensando a se stesso, ma anche pensando agli altri. E questo lo si può fare nei piccoli gesti concreti di tutti i giorni, gesti che poi diventano grandi se visti dalla prospettiva degli altri, gesti che possono essere messi in atto nei confronti di chi è vicino a noi e che porta un fardello di sofferenze, un fardello di difficoltà. Accorgerci degli altri e provare con la nostra vicinanza, con le nostre mani tese, con il nostro impegno a comprendere i loro bisogni, a regalare loro un po' di speranza. E allora mi viene in mente un'altra poesia di Rodari. Rodari lo abbiamo già citato in un intervento precedente, ma so sempre farci riflettere. Là dove scrive: se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza, vorrei mettermi a vendere, sai che cosa? La speranza. E poco più avanti dice: alla povera gente che non ha da campare, darei tutta la mia speranza senza fargliela pagare. E quindi la speranza in un futuro migliore di chi dispera di poterlo costruire si può coltivare appunto attraverso l'impegno a costruire ponti verso gli altri, evitare la tentazione di alzare muri e perseguire invece la possibilità di costruire ponti. Questa non è retorica, questo può tradursi in gesti concreti che danno sostanza al nostro vivere in comunità.